Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. E allora comincia questo 2021. Ciao Marco. Ciao Pietro, l'avevamo minacciato e siamo ancora lì, anche sul nuovo anno. Esatto. Allora, cominciamo questo scoppiettante 2021 con questa puntatina cotta e mangiata che abbiamo chiamato Befana al Capitolium, perché come abbiamo fatto lo scorso anno, gli Stati Uniti si stanno rivelando una sorgente infinita di spunti e quindi ci teniamo sulla questione americana e oggi parleremo di quello che è successo il giorno della Befana all'interno del Senato americano. Esatto. Perché sono successe una serie di casini che chiaramente qualcuno avrà sicuramente visto qui e lì, Facebook, eccetera, però noi come al solito partiamo da questi fatti, riassumiamo i fatti. Quindi Marco, che è successo? Sì, dunque, allora, il titolo è il nostro modello di cinepanettone. Anche le frite, invece di fare Natale da qualche parte, noi facciamo la Befana al Capitolium. Perché Capitolium? Perché il Senato si trova al Capitolium Hill, alla collina del Campidoglio sostanzialmente, che è il luogo dove si trova il Senato e dove c'erano i senatori riuniti dopo le elezioni presidenziali sostanzialmente per l'atto di ufficializzazione dell'elezione del nuovo presidente Biden. Voi sapete che appunto Trump ha continuato fino al giorno della Befana stessa a dire che le elezioni erano state truccate, che non si doveva fare riconoscere Biden come nuovo presidente, e aveva chiesto esplicitamente al vicepresidente in carica di non accettare e di bloccare la procedura. Il vicepresidente Pence gli ha detto: scusa, francamente mi pare che un po' troppo. I ricorsi non sono andati bene, e Trump aveva convocato una manifestazione dei suoi sostenitori al grido di riprendiamoci la democrazia. We the people, come comincia la Costituzione americana, difendiamo la democrazia. E considerato che fra i sostenitori più scatenati di Trump non mancano gruppi estremisti come i Bikers for Trump o altri gruppi della suprematisti bianchi, insomma, gente che ad esempio per il coronavirus aveva occupato gli uffici comunali, mi pare nel Minnesota, da qualche parte, armati per dire no, non ci rompete le palle col lockdown e le mascherine, insomma, gente che va sul rapido. E questa manifestazione ha avuto il finale che quasi tutti gli osservatori paventavano, temevano, cioè queste migliaia di persone radunate lì hanno fatto pressione, hanno trovato a fronte non un grande schieramento di forze dell'ordine, assolutamente imparagonabile allo schieramento che c'era stato durante le manifestazioni del Black Lives Matter, e sono entrati, e hanno parzialmente devastato il Senato e altri uffici pubblici, hanno bloccato la riunione. Biden è stato proclamato eletto il giorno dopo, perché i senatori sono dovuti uscire e scappare rapidamente, e ci sono stati dentro anche degli scontri terribili, ci sono stati 4 morti, quindi insomma le cose poi sono ulteriormente degenerate. E noi abbiamo visto anche tanto, fa anche un po' ridere, no, questi aspetti folcloristici. C'era il nipote De Borghezio vestito con i corna e con tutto questo, sembrava una manifestazione di Pontida dalla Lega in esatto. Alcuni momenti, però insomma le cose sono abbastanza più serie di quanto si possa fare delle battute per sdrammatizzare. Assolutamente.
E quindi questo è il quadro. Noi sottolineiamo, come abbiamo già fatto in altre puntate sugli Stati Uniti, che eliminato Trump sicuramente non finirà il trumpismo, perché Trump nonostante abbia perso le elezioni, perché ricordiamolo, in nessuno dei ricorsi che i repubblicani hanno presentato, riconteggi, Corte Suprema, in diversi stati americani, in nessun caso sono stati verificati dei brogli sistematici, un paio di voti in più o in meno, addirittura spesso più per Biden che per Trump, però nonostante questo Trump ha preso un'enorme quantità di voti, molti di più della scorsa elezione, anche se non ci sono bastati. Quindi Trump rappresenta a livello americano un pezzo della società americana, spesso anche di persone non ricche, persone che vivono diciamo in situazioni abbastanza precarie nelle aree degli Stati Uniti dove l'industrializzazione è stata, diciamo, è finita diversi decenni fa e lo Stato americano non è stato in grado di creare delle alternative, no? La Rust Belt, persone, lavoratori, pensionati che si ritrovano ad essere i penultimi, no, nella scala, e credono alla narrazione, poi ci arriveremo alla fine della nostra puntata, credono alla narrazione trumpiana che i repubblicani siano quelli più adeguati a guidare gli Stati Uniti e a risollevare le loro sorti. Questo è un primo punto. E il secondo punto è che Trump a livello internazionale fa parte di una schiera di leader, di forze politiche, di personaggi variamente buffi, diciamo, che negli ultimi vent'anni hanno preso piede in diverse nazioni. Dicevamo prima con te, Marco, che il primo leader occidentale che ha detto che non avrebbe riconosciuto il risultato delle elezioni è stato il nostro Bunga, caro Bunga Silvio. Esatto, è stato il caro Silvio Berlusconi, che ha aperto in qualche modo nel campo conservatore questa narrazione di una destra conservatrice che è contro l'elite, in realtà ne fa parte a pieno titolo, e che cerca di fare qualcosa per il popolo vessato da questa elite di sinistra, in questo caso, che li affama e che non li protegge dalla globalizzazione. Questo è il messaggio che viene fuori. Sì, se passa il discorso, okay, delle elezioni, ci si fida fino a un certo punto, il sottile, il confine con vabbè, ma allora ne famo elezioni. Esatto. Perché ci serve un leader e ci serve un leader che ci conduce fuori dalla situazione di crisi, e diventa veramente qualche cosa, una linea d'ombra che si rischia di attraversare pericolosamente. E riprendendo un po' il tuo discorso, questo è vero, il trumpismo e in genere la destra radicale nel mondo è molto differente dalla destra alla quale eravamo abituati. No, noi nel XX secolo la destra era ordine e disciplina, contro la sinistra che era la rivoluzione, il cambiamento sociale. La sinistra non è morta, è finita, il fallimento epocale della vicenda del comunismo sovietico, del comunismo reale. Sostanzialmente è totalmente interno alle compatibilità economiche del sistema economico capitalista, che è quello che pervade il mondo globalizzato, per l'appunto, e la destra si è presentata e si è ricostruita partendo ancora dal secolo scorso, dalla famosa meno Stato e l'individuo prima di tutto, si è ricostruita in questo nuovo secolo con un radicalismo e con una capacità aggressiva
di oltrepassare le regole, il bon ton democratico al quale eravamo abituati, che è diventata un po' la sua costante, il suo marchio di fabbrica, come dire, il parlare come parla il popolo, che è stato spacciato con qualche cosa per cui un miliardario magnate come Trump può essere presentato come un difensore del popolo. Questo è un po' il grottesco che si è, grazie a una narrazione fatta benissimo da questo punto di vista. E ci avviamo alla conclusione di questa puntata con una riflessione, facciamo come se qualcuno ci potesse ascoltare nella leadership, diciamo, democratica americana, ma dei partiti democratici variamente collocati in Europa. Abbiamo citato la narrazione che la destra conservatrice si è fatta di difensore del popolo, di una parte del popolo, no? E questa narrazione va combattuta non solo a livello mediatico, ma va combattuta, secondo noi, eliminando alla base quelle contraddizioni che poi sono vere, perché se la tua azienda delocalizza e dagli Stati Uniti se ne va in Polonia e tu perdi il lavoro, al di là di tutti i fatti carini, la globalizzazione, i diritti civili, la realtà è che se non c'è una politica che sostenga queste persone che sono colpite dalla globalizzazione, è poi gioco facile per un Trump o per un Berlusconi porsi come persone che proteggono e vogliono aiutare il popolo. Quindi ci vogliono delle politiche adatte e ci vuole soprattutto ricominciare nel processo democratico a far irrompere, rirrompere queste persone che sono poi quelli gli esclusi dai sistemi economici. Finirla con la colpevolizzazione che se sei povero è colpa tua perché non ce la fai, e far rientrare la discussione che spesso uno si ritrova in condizioni di difficoltà perché c'è un sistema economico iniquo che deve essere cambiato. Cioè, esatto. Diciamo proprio in maniera aperta. Fa male. Esatto. E qui proprio c'è il nodo della contraddizione che dovrebbe essere fatta saltare rispetto alla narrazione della destra radicale. Se voi sentite e vedete nei dettagli, a parte che quando vanno al governo in Italia, come in Ungheria, come in Spagna, come in America, cioè non è che ci stanno queste politiche alternative. Qual è il modello economico della solidarietà nei confronti dei poveri, degli sconfitti da parte della destra radicale? È quello di dire: signori miei, c'è un momento di crisi, le risorse sono limitate, non possiamo sprecarle per gli immigrati, per i servizi sociali, per gli ultimi degli ultimi. Qui abbiamo un largo ceto medio che a partire dal 2007-2008 si è impoverito, dobbiamo difenderlo. Mai e poi mai sentirete uno di questi personaggi, da Salvoni Melini, come li chiamo io, a Trump, dire c'è un problema di ridistribuzione della ricchezza. Mai e poi mai. Allora, certamente il problema che non dice manco la cosiddetta sinistra, che sia un problema di ridistribuzione della ricchezza. Forse l'unica maniera di far saltare questo inganno, che è l'inganno del aiutiamo sì, ma aiutiamo solo i bianchi, i cristiani, First American e via dicendo, le varie nazionalità, sarebbe invece quello di dire c'è tanta ricchezza, va ridistribuita. E con questo appello noi chiudiamo la puntata di questa settimana e ci candidiamo alle prossime elezioni. Esatto. Porta le fritte. E salutiamo tutti quelli che vedranno questo video, quelli che ci sentiranno attraverso Radio Mir, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. A presto. Ciao ciao.